Direttore, il processo conservatorio è un processo che inizia ai tempi della Rivoluzione francese e si conclude, arriva ai giorni nostri. È un processo che ha cambiato radicalmente la società e la cultura dell'Occidente. Sì, esattamente. Il pensiero conservatore si origina l'anno successivo alla Rivoluzione francese, nel 1790, con la pubblicazione di un libro scritto da un filosofo, Edmund Burke. Questo libro si intitolava Le riflessioni sulla Rivoluzione francese. Era un libro polemico nei confronti della rivoluzione francese, ovvero Barthes metteva in discussione tutti quei valori che erano stati sovvertiti proprio dalla rivoluzione francese. Da quel momento nasce il pensiero conservatore che si sviluppa quindi a partire dal 1790 fino ai nostri giorni e si caratterizza in modo differente di nazione in nazione. Quindi la peculiarità del pensiero conservatore è proprio il fatto di essere diverso da Stato in Stato. In particolare possiamo fare una grande macro differenza che è quella tra il pensiero conservatore europeo e il pensiero conservatore americano. Parlare di pensiero conservatore si pensa sempre al passato, si coniuga col passato, guardare invece al futuro come può coniugare le due cose? Ma in realtà, soprattutto in Italia, c'è una grande confusione sul termine conservatore, ovvero in Italia il conservatorismo viene confuso con il liberalismo e soprattutto i conservatori sono confusi con i reazionari. Mentre il reazionario vuole un ritorno a prioristico al passato, il conservatore vuole per l'appunto conservare una serie di valori che sono i valori della famiglia, i valori della religione, il valore dell'identità culturale italiana ed europea nel nostro caso, e al contempo accetta l'innovazione, quindi accetta il cambiamento, seppur non metta in discussione proprio questi valori che ho detto poc'anzi.